cambiare tutte le abitudini, eliminare le meno utili e cambiare direzione. Oggi parliamo di umido, cioè degli scarti biodegradabili, gli avanzi dei nostri piatti, delle nostre mense. Sì, perché gli scarti biodegradabili, dei 500 kg circa per abitante all'anno di immondizia, ben 150 circa sono scarti dei nostri piatti. Con una buona raccolta differenziata, questi scarti possono tornare alla terra, diventando compost, terriccio, fertilizzante. E dunque importantissimo fare bene la raccolta differenziata, e per farla è sufficiente buttare ciò che è biodegradabile. Possiamo buttare le bucce della frutta o della verdura, e anche il tovagliolo di carta sulla quale abbiamo appoggiato la buccia va benissimo perché anch'esso è biodegradabile. Oppure, come in questo caso, un cartone delle pizze palesemente macchiato e unto di olio può essere spezzettato e riposto insieme agli altri scarti. Dopo aver separato bene gli avanzi dei nostri piatti, è importante utilizzare l'attrezzatura corretta per fare una buona raccolta differenziata dell'umido, come questa biopattumiera, questo contenitore aerato traforato che lascia passare l'aria e l'umidità, e poi dei sacchetti biodegradabili compostabili o in carta, o come in questo caso alcuni comuni, qui siamo a Milano, in bioplastica, cioè in plastica ottenuta da materiali di origine vegetale. Siamo a Milano, quasi 1,5 milioni di abitanti, una popolazione così grande non c'è in nessun'altra parte del mondo servita da questo tipo di raccolte differenziate. Secondo AMSA, cioè l'azienda del comune che eroga il servizio di igiene urbana, si intercetta più dell'80% del rifiuto organico prodotto. Siamo quasi a 90 kg per abitante all'anno. Ed è fatta anche molto bene, i milanesi sono molto bravi, perché fare bene la raccolta differenziata significa aiutare poi il processo che viene dopo, cioè il riciclo. Se non separiamo l'umido, cioè gli scarti biodegradabili, e li abbiamo a discarica, rischiamo di creare grossi problemi all'ambiente. Il percolato rischia di portare con sé dei materiali molto pericolosi ed andare a contaminare le falde. Stiamo arrivando a Santhià c'è uno degli impianti più moderni, più interessanti, che produce compost di qualità, marchiato CIC, cioè Consorzio Italiano Compostatori, che riunisce chi produce compost e dà una garanzia di qualità del prodotto in uscita. Addirittura è utilizzato per fertilizzare i terreni dell'agricoltura biologica. Il materiale proveniente dalle raccolte differenziate è stato miscelato, poi ha fermentato e nella seconda fase è andato a maturazione. Il compost qui vicino a me è pronto per essere raffinato, i microrganismi stanno ancora lavorando. Purtroppo, se le raccolte differenziate non sono fatte bene, alcuni frammenti non biodegradabili restano nella massa, come questa coroncina di una bottiglia di plastica o alcuni frammenti di sacchetti non biodegradabili compostabili. Il compost viene raffinato per essere preparato per all'utilizzo in agricoltura. Cambiare logica è molto facile, cambiare idea è un po' più difficile. Il compost quanti anni è che lo prendi qua? 5 anni, da quando c'è l'impianto. All'inizio tutti si lamentavano che avevano paura che non funzionasse. Allora, per passare i rifiuti. Perché è immondizia, sai, che via, è immondizia. Però l'hanno provato e adesso tutti corrono a prenderla, perché poi risparmi anche dei soldi, questo qui costa niente. Costa 2,50 euro a tonnellata, non è che costa. Sì, sì. Concime sono 40-50 lire a quintale. In Italia raccogliamo 5 milioni di tonnellate di scarti biodegradabili, potremmo raccoglierne il doppio, circa 10 milioni. Produciamo da questi 5 milioni di tonnellate 1,6 milioni di tonnellate di compost. Potremmo produrne più del doppio.
e abbiamo terreni a sufficienza per accoglierlo tutto. Molto meglio fare dell'agricoltura di qualità che non buttarlo in discarica. Si può cambiare solo se stessi, sembra poco ma se ci riuscissi faresti male.